Signori, buonasera. Questa volta voglio parlare di un elemento che in antico era molto prezioso, oddio, anche ai nostri giorni, ma quasi non lo fa più nessuno. Questo elemento prezioso è il carbone. Il carbone durante i secoli ha dato gioia, dolore, morte e anche felicità. È stato oggetto di emigrazione, non ci dimentichiamo che negli anni 50 tante persone partivano per il Belgio a lavorare nelle miniere. Lavoravano nelle miniere, mandavano i soldi ai loro paesi di origine. Si andava a lavorare nelle miniere giù per il carbone, ma più di tutto per portare una lira a casa e realizzare i propri sogni. A volte succedevano delle cose strane, o quella più evidente, la famosa miniera di carbone di Marcinelle, che causò tantissimi morti e ci furono diverse famiglie siciliane che subirono questo lutto. Il carbone veniva utilizzato nelle case dei poveri, ma a volte anche in quelle delle persone benestanti. Accendevano a conca per riscaldare l'ambiente, perché di quanto nel periodo che parlo ancora non c'erano le stufe elettriche e quindi gli ambienti si riscaldavano con la brace, con il carbone, la famosa conca. L'utilità del carbone, perché è migliore di accendere un fuoco nella conca, perché accendere la legna si fa del fumo e il carbone invece che è bello e pronto si accende a conca veniva posta sopra un conchiere e poi attorno ci si sedeva, c'è chi arrostiva questo periodo d'inverno, arrostiva le fave e si mangiavano le fave brustolite nel carbone, nella conca, nel fuoco della conca. L'ambiente veniva bello riscaldato, non c'era pericolo di ossido di carbone perché le abitazioni nell'antico, le finestre avevano le loro aperture, i tetti erano con le coperture in canna, quindi aleggiava e non c'era pericolo che naturalmente si chiudesse e si creava la camera a gas con l'ossido di carbone e si poteva anche passare all'altra vita. Ahimè, succedeva a volte che i bambini, monelli, ragazzi che giocavano, qualcuno ci si sedeva anche con il di dietro una conca e si bruciavano le cosiddette natiche. Succedeva anche questo nelle famiglie. Ma torniamo più vicino a noi. Ancora a Mineo esistono nipoti dei signori, c'erano persone che facevano il carbone e c'era, che io ricordo, Don Angelo Ucarbonaro, chiamato così, ma di cognome faceva Angelo Ricciardello. Negli anni 60 andavo con mio papà in campagna, allora mio papà faceva pure il carbone. Non avevo nemmeno 9 anni. Il tempo non era tanto buono, mio papà mi fa: Pino, stamattina andiamo alle Porrazzelle e andiamo a fare del carbone. Le Porrazzelle è una contrada del territorio di Mineo
in questa famosa contrada ci sono diverse grotte trogloditiche e mio papà alcuni li utilizzava come ripostiglio dove conservare i tronchi. Allora, uscendo questi tronchi per prepararli per fare il carbone, ho visto un tronco che era diversamente lavorato, come se servisse a qualche cosa. Le dico: papà, questo che cosa è? Niente, bruciamo che facciamo carbone, tanto è di ulivo, viene carbone buono. Ma dimmi che cosa è? Ed è un oggetto che mio nonno facevano il lino, battevano il lino e la canapa. Però dice, essendo un solo oggetto, non è, perché dovrebbero essere due oggetti. E vediamo se in fondo alla grotta possiamo anche trovare l'altro oggetto. Lo abbiamo trovato e con la mia disardaggine l'abbiamo messo a parte. L'abbiamo messo. Alla fine mi diceva mio papà che suo nonno facevano, serviva quell'oggetto per fare il lino e la canapa. L'ho recuperato, l'ho tenuto tanto tempo sott'occhio in garage. Quando ho avuto la possibilità di fare una mostra, l'abbiamo messo esposto. Di quell'oggetto in Sicilia ne ho visti solamente tre: Palazzola Grete, Casa Museo di Antonino Uccello, al Museo Pitrelli di Palermo e al Museo Amabile Castella di Modica. Non ne ho visti altri in giro. È un oggetto raro. E tornando al discorso che mio papà diceva che era suo nonno, adesso che io ne ho 68 anni imminente, va a finire che quell'oggetto ha i suoi bei 300 anni più o meno. Quindi ho salvato dal carbone, che per mio papà sarebbe meglio, dice, facciamo carbone che è buono, però ho salvato un oggetto che nell'etnoantropologia quasi quasi diventa un oggetto raro. Attualmente è esposto al Museo della Memoria. La legna più indicata era la legna di querce, la legna di ulivo e carrubbo, perché essendo tronco abbastanza resistente, il carbone veniva migliore, veniva e durava, era più duraturo. E allora raccoglieva i famosi legni, li tagliava e faceva le cosiddette istelle. Poi li preparava, faceva un cerchio scavato per terra e li cominciava a mettere verticali dietro là, lasciando un vuoto all'interno, tipo la camera di combustione, e faceva un bel mucchio che sembrava una capanna, perché doveva fare tantissimo carbone. Prima tutti i tronchi venivano coperti e naturalmente in un modo che non fuoriusciva del fumo, perché la camera di combustione doveva essere tutta ben chiusa ermeticamente, se no prendeva aria e andava a rotoli. Poi le dava fuoco e lo controllava giorno e notte, perché per fare tutto quel carbone, non ne faceva poco, ne faceva diversi, durava o meno due giorni e una notte, e se non era ben consumato naturalmente capitava anche l'altra notte, quindi due giorni e due notti per poter arrivare. Ma non poteva utilizzarlo subito, perché naturalmente
doveva setacciarlo, doveva prendere ancora, se c'erano dei tronchi che non si erano consumati, li metteva a parte, li metteva e prendeva il carbone, quello che si era realizzato. Tuttora viene ancora utilizzato, ci sono delle persone che ancora alle falde dell'Etna hanno quel mestiere di fare il carbone. I famosi carbonai dell'Etna, ci sono ancora questi. C'è tutto il procedimento come era in antico di mio papà. Attualmente con i mezzi moderni ormai va in disuso. Quando le persone vanno a villeggiatura, alle scampagnate, ci portano il carbone per far festa sul fuoco ardente con fuoco bello. Nel periodo delle olive ci si mettevano le olive nere e si mangiavano le olive nere con il pane, ed era una cosa, le famose bruschette. Noi le facevamo sul fuoco proprio a caldo caldo. Ci si mettevano le fette di pane accanto al fuoco, appena riscaldate si passava l'oliva nera sopra e era una cosa buonissima. Prima di andare a mangiare verso le 10, qualcuno accendeva il fuoco e faceva il carbone bello, ma un bel fuoco. Qualcuno arrivava con mezzo monnello da olivi liguri, li metteva sul fuoco, le olive, che se erano belli neri, appena girati erano belli caldi, si strofinavano meglio sul pane, si strofinavano e si mangiavano. Qualcuno ancora oggi cerca le olive nere e mangiarsele come si mangiavano una volta, mese fa, strofinate sul pane caldo, ed era un bicchiere di vino e passava bene la giornata.